Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Avanti Livorno. Tanti gli argomenti che affronteremo questa sera, a partire dalla vittoria sofferta e colta solamente in extremis domenica scorsa contro il Poggibonsi, ma soprattutto il vivace mercato condotto fin qui dalla società Amaranto. Tante partenze, tanti arrivi e una campagna acquisti che probabilmente non è finita ancora qui. Poi sullo sfondo c'è già l'impegno di sabato prossimo sul campo dell'Ovietana, fanalino di coda del torneo. Mercoledì poi invece andremo a chiudere questo girone d'andata e quest'anno solare con l'ultima partita che si giocherà appunto mercoledì alle 17:30 all'Armando Picchi contro il Follonica Gavorano. Vado subito ad introdurre i miei ospiti. Torna qui alla mia destra, dopo un paio di settimane di assenza, Jacopo Morelli di Livorno Ciao, ciao 24. a Ciao tutti, Jacopo. buonasera. Jacopo, come fa Giramondo qui Giramondo, in sì, Lissis? è uno spirito libero, lo so. È difficile avere qua ospite ormai, è internazionale. Torna poi nei nostri studi anche Agnese Gaglio, anche lei firma di Livorno 24, abbiamo una doppietta. Salve, buonasera a tutti. Torna poi nei nostri studi Renzo Rossi, dirigente della Lieve Elite della Pro Livorno Sorgenti. Renzo, lo so che ci tieni, lo abbiamo ricordato. Oh, mi fa piacere ricordare la mia squadra che tra l'altro è nipote del proprietario di questa Di questa emittente, emittente. gioca nella mia squadra e tra l'altro è anche un ottimo, ottimo Che giocatore. ruolo è? Centrocampista, numero Centrocampista. 6 e gioca veramente bene. Numero 6, quindi davanti alla difesa. Sì, davanti alla difesa perché di Così solito fa un facciamo anche. 4-3-2-1, quindi gioca davanti alla Lo raccomandiamo difesa. magari anche a Livorno, visto che Sì. sta facendo tanti acquisti Sì, così. no, ha un buon piede, ha una buona corsa, ha un bel fisico, intelligente, non protesta mai più di tanto con gli Promette arbitri. bene, cresce No, bene. è un ragazzo deve crescere, promette bene, sì. Prima di entrare nel vivo e affrontare i temi legati a Livorno, Agnese, vengo da te perché sei diventata anche scrittrice, no? Illustraci te, la novità editoriale. Sì, allora, ho sempre avuto la passione della scrittura, si è tramutata, diciamo, in un romanzo che è uscito il 2 di dicembre. L'ho pubblicato da Indipendenti, quindi lo trovate sulla piattaforma, lo posso dire, si può fare, Sì, si può dire, ok, sulla piattaforma di Amazon, non so mai, bella ora con la. dimentica, per l'amor di Dio. E niente, è una storia d'amore, un triangolo, c'è Angele fra le protagoniste, e poi ci sono Flavio e Filippo, diciamo, a contendersi questa donna. È un romanzo che è nato 2 anni e mezzo fa, Pensavo fosse un altro tipo di triangolo, quello che visto canta che. Renato Zero. Beh, Pensavo diciamo fosse. che volando la canzone, diciamo, non è così. Ecco, vediamo anche a video la copertina del libro. Sì, la copertina che ho, posso dire, sono Sì, fiera c'è. che ho disegnato io, sono fiera di averlo Quindi fatto. sì, tu hai Ho disegnato, disegnato, fatto tutto fatto, sì, mi te. sono autofinanziata completamente. Tanta roba. E niente, ha preso vita 2 anni e mezzo fa durante il lockdown. Ho avuto tutto questo tempo e l'ho sfruttato, era una storia che avevo già nella testa. E niente, penso sia un romanzo che adesso a Natale si può regalare. Lo posso fare l'infatti Facciamo un pubblicità, lo cioè, faccio, visto che sono indipendente, l'ho fatto, Certo. ci ho messo veramente tanto, tanto di me. Ripeto, è una storia d'amore, si legge bene. Insomma, la classica giornata da plaid, cioccolata Oggi. calda. Esatto, perfetto, Oggi. esatto. Da ora fino a marzo, secondo Eh sì. me. Lo Secondo me potevi portare, scusa. No, su Amazon ci portai, mi vanno facevi tutti, insomma. vedere, te lo regalavi con dedica. Esatto. Quindi Renzo si è già prenotato una Esatto. copia. Esatto, la Con mia, sì, cosa dedica. Con vuole di dedica. più è il titolo. Io sono l'autrice e ti ringrazio di avermi dato questo spazio. Ricordiamo disponibile su Amazon, sia in Esatto, sì. versione cartacea E sia ebook. anche in ebook, esatto, assolutamente la doppia versione e niente, quindi Una buona idea a regalo per Natale, Esatto, visto poi che siamo. leggere è importante, Va è bene. fondamentale, ecco, va bene, Vero. quindi insomma è un'ottima idea Anzi, regalo. invitiamo a leggere, visto che purtroppo i Oggi, giovani d'oggi, tipo eccomi Jacopo qui. Morelli, Esatto. leggono poco. No, Io Jacopo fa leggo, eccezione, Jacopo va. esatto. Quindi grazie di questo piccolo spazio. Figurati, Agnese. Jacopo, vengo da te invece per entrare sull'argomento Livorno. Partiamo dal calcio giocato, quindi dalla partita con il Poggibonsi, una vittoria sofferta, arrivata in pieno recupero con un mezzo regalo della difesa giallorossa, una partita da due volti, perché primo tempo positivo, anche favorito dall'inferiorità numerica del Poggibonsi, che è arrivata subito al 18° del primo tempo. Nella ripresa invece, nonostante questa superiorità numerica, Livorno ha sofferto tanto, ha subito la rete del pareggio.
ha rischiato di subire anche la rete del KO e poi solamente nel finale la rete a vittoria. Jacopo, che sensazioni ti ha lasciato questa partita? Ennesima partita strana, no? E, insomma, mi sembrava un po' di vedere il film della partita con l'Arezzo, no? Perché è stata superiorità numerica che in parte Livorno ha anche sfruttato nel primo tempo, perché poi su quell'onda, no, ci ha sciato dell'uomo in più, però poi nel secondo tempo è stato un altro capitolo davvero di un libro differente, no? Per restare in tema lettura, perché non sembrava di vedere quella squadra che è scesa in campo nel primo tempo. Ecco, davvero, ormai non ci spiegava neanche più perché certo, è vero, un problema mentale lo è, però comunque è tanto che Livorno si porti dietro questo peso, secondo me. E quindi adesso, cioè, queste ultime due partite e la pausa magari per riuscire a lavorare senza troppa pressione, anche se in realtà la pressione c'è perché la vetta è lontana, però sì, altra partita strana che lascia l'amaro in bocca. Andata bene poi per il Livorno, per quell'errore lì del difensore Poggi Ponzio. Agnese, per questo Livorno dalle due facce, come te lo spieghi? Ne abbiamo parlato spesso, è un leitmotiv di questa stagione, un tempo bene, un tempo male, nonostante la superiorità numerica. Sì, è sembrato un po' di vedere un film già visto, onestamente. Eravamo partiti anche tutto sommato anche abbastanza bene, ma poi devo essere sincera, quando poi subito al secondo tempo ho detto no, mi sembra un film già visto. Poi anche l'espulsione che c'era stata, insomma, anche quasi inizio partita al 18°, no? Mi ha ricordato un po' la partita di Arezzo, una partita strana. Il fatto di non riuscire comunque sia a fare una partita in superiorità numerica non mi aveva fatto ben pensare. In più Livorno secondo me ha sempre questo grosso problema di non chiudere la partita. Ecco, perché secondo me nel primo tempo ci sono state diverse occasioni in cui po che potevano essere sfruttate al meglio per potersi portare in vantaggio. E poi a Livorno ha questo ancora difetto, questa fatica, subisce molto l'avversario. Era un avversario che secondo me sulla carta potevi benissimo gestire, non eri da meno, però ha sempre questa difficoltà nel fare la partita. Poi per fortuna, insomma, il gol è arrivato anche in maniera magari anche fortuita, per carità, ma ci stanno, no? Gli errori del calcio, però ripeto, a livello diciamo di carattere ancora manca quel qualcosa. Renzo, anche te ti sei fatto questa idea, manca qualcosa dal punto di vista caratteriale della personalità? Ma ascolta, secondo me la partita di domenica è stata la partita più importante di tutto il campionato dei gironi d'andata, semplicemente perché ha evidenziato le difficoltà, le mancanze che ha questa squadra. Quindi secondo me quella partita la presenta ieri, oggi voglio parlare del domani, e il domani parte con gli acquisti di giocatori mirati che ha preso la società, che tra l'altro io stamani sono andato a Magnozzi a vedere la squadra che si allena. Ho visto che il mister li fa lavorare sodo, ho notato che ha cambiato un po' anche l'assetto con 4-3-1-2 e infatti con Lofaso dietro alle due punte, secondo me è l'ottimale. Ho visto i nuovi ingressi, Lucatti e il marocchino, scusami non mi E ricordo il come ti Baktawi. chiami, El me lo ricordo perché nella mia squadra c'ho un El, anch'io, capito? Sicché, ecco, posso dire che io chiuderei proprio la pagina con la Pianese. Per me era ieri l'altro. Noi da sabato partiremo con una pagina nuova. Il libro che ha scritto lei ci dovrebbe dire: Livorno parte una pagina nuova. Ce lo dovevi scrivere. Ecco, quindi per me non la voglio commentare la partita perché oramai per me è un capitolo totalmente chiuso. Non serve parlarne. Serve parlare domani cosa farà il Mister con i nuovi acquisti che ha, e sono acquisti importanti, e secondo me vedremo un'evoluzione in positivo di questa squadra. Perché io li ho visti stamani come toccano la palla, come vanno, la testa, ho visto Griselin, ho visto il nuovo, ho visto Lucatti, li ho visti tutti. Ci sarà forse qualche altra partenza, io penso che uno sulla dirittura di partenza non lo voglio anticipare, ma sarà Fancelli, perché dei rumors dicono che lo vogliono squadre di categoria superiore, e quindi anche lì la società si dovrà attrezzare, perché se Fancelli va via, sarà una perdita molto importante perché lui gioca bene sia a destra che centrale. Poi una quota È e una quindi quota, è nel serve. 2004, lo conosco perché l'ho avuto nella mia squadra e quindi so di che panni veste questo ragazzo, per serietà, comportamento, tecnica e volontà. Mi fermo un attimo, poi proseguiremo altre cose. A proposito dei nuovi acquisti, Jacopo ha fatto molto bene domenica scorsa Lucatti, perché oltre al gol segnato, ecco lui che ha guadagnato i due gialli Esatto. che
che hanno portato al rosso di Bonecchi, quindi ecco lui che ha fatto svoltare completamente la partita nel corso del primo tempo, è quel centravanti che fino a questo momento è mancato, perché magari non bravissimo tecnicamente, ma ti fa salire la squadra, fa sportellate, crea gli spazi per i compagni. Esatto, e non a caso poi anche il reparto offensivo è stato più, no, più attivo, perché era la figura, il perno che mancava all'attacco di Livorno, come dicevi te. Io penso che Lucati abbia fatto il suo, no? Appunto, sportellate, gioco sporco, quello che serve anche in certi momenti in questa categoria. In una partita magari anche in cui Livorno nel secondo tempo non riusciva, no, a trovare gli spazi, non riusciva davvero a disegnare una trama offensiva pericolosa. E quindi Lucati, secondo me, è il giocatore che mancava, che il numero 9, no, che dicevamo per tutta la stagione. E quindi è un giocatore utile alla pedina che finalmente fa quel lavoro sporco che forse non è mai arrivato con Rodriguez. Ecco. Agnese, a te invece chiedo dell'altro nuovo attaccante che abbiamo visto domenica, El Bakhtawi, coppia con Lucati, che impressione l'ha fatto? A me mi è sembrato, ne vivo del gioco fin da subito nel primo tempo, bravo tecnicamente, rapido, poi nella ripresa ha subito un po' come tutta la squadra il ritorno del Poggi Bonzi. Sì, però appunto mi ricollego un po' al discorso che faceva Jacopo, no? Ho visto comunque sia un reparto stavolta attivo, anche se magari la rete non è arrivata, parlo anche di Frati perché voglio anche inserire lui. Ha fatto bene anche Frati. Esatto, ha fatto molto bene Frati. Infatti mi sono domandata perché per tanto tempo non sia stato, sia sempre rimasto un po' dietro, no? E io penso sia voluto provare a dare spazio ad altri giocatori. Io penso appunto che Lucati sta facendo quello che si chiedeva a Rodriguez, no? Era un calciatore che sembrava là davanti, che potesse fare, ma in realtà non è mai entrato nel vivo del gioco. Invece sia Lucati che anche, non dico il nome perché non lo riesco ancora a dire, però comunque sia si è fatto vedere, poi ripeto, dopo un po' si è spento, ma non do neanche la colpa a lui perché è stato un calo generale, secondo me è stato un calo generale, però è un giocatore che comunque sia ha preso palla, si è fatto vedere, si è mosso, è stato parecchio davanti, sempre pronto, quindi per ora l'impressione che ho del reparto è una buona impressione. Un reparto, Renzo, completamente rivoluzionato, perché sono andati via avvantaggiato il Toromino e lo sapevamo. Giacomo Rossi, e ci aspettavamo anche lui, ma anche Rodriguez. Quindi di fatto sono state bocciate quasi completamente le scelte che erano state fatte quest'estate. Sì, evidentemente, sai, quando si va a fare spesa bisogna vedere cosa abbiamo nel portafoglio per poter comprare. Magari ti aspetti qualcosa di importante tipo Rodriguez, che io l'ho sempre definito cavallo pazzo, lo sapete, perché non ho mai capito che cavolo di ruolo aveva questo ragazzo, non l'ho mai capito. Per quanto riguarda Lucati, stamani l'ho visto, è un fisicone, fa sportellate, non è ancora in forma, aspettiamo tra un mese, perché anche alla partita con la Pianese, quando si è trovato avanti al portiere, ci è arrivato un po' caracollando, si vede che non ha pesantezza, proprio perché è un ragazzone importante. Ho visto lo Faso stamani che in mezzo al campo giustava bene palla, costruiva, impostava. Ho visto Greselin, anche lui, che ha molta tecnica. Insomma, praticamente i nuovi El Bakhtawi, lui è... Tipo Danilovic. Sì, esatto, come Danilovic. Lo chiamava Danilovic, se lo ricordate. Danilovic, gli aveva dato il nome tutto il suo. È vero. E questo ragazzo è un brevilineo, magro, tipico dei nordafricani, perché se avete visto anche in Marocco, la testa sono tutti lunghi, gambe filiformi, però è rapido, ha buona tecnica. E io penso che con Frati, lui e Lucati, con lo Faso dietro, con questa triade e il quarto uomo, che poi se lo devono giocare in tre, perché ho visto che stamani che sta provandolo in 4-3-1-2, quindi mi sembra che abbia già in mente. Una cosa vedo che li fa correre tanto, li fa proprio correre. Ho visto con piacere stamani che Pecchia si sta allenando, a parte, ma si stava allenando. Ho visto Neri che si sta allenando. Ho visto purtroppo Lucarelli, Mattia in disparte, che ha fatto pochi esercizi, ma praticamente è fermo. Comunque abbiamo dei recuperi importanti, perché questi ragazzi che ho nominato adesso, appena saranno in forma e potranno entrare nel roster della squadra, abbiamo fatto un bel salto in avanti e penso che questa squadra farà venire la strizza a tante altre squadre, ma ne sono convinto, perché stamane poi il mister è un,
è un, come si può dire, una ghigna, no? Che si fa sentire dai giocatori e dà delle indicazioni precise. Ho visto anche sui calci d'angolo una tecnica particolare di battere i calci d'angolo, dei movimenti. Secondo me stiamo andando bene. Stamani sono rimasto soddisfatto dell'allenamento che stava facendo la squadra. Non so se abbiamo la classifica così da mettere a video e fare un discorso magari appunto più ampio a 360 gradi. Ecco subito, vediamo a video la Pianese a comando a 35, l'Arezzo che continua invece a perdere un po' sorpresa serena a 30, Follonica Gavoriano che sarà il prossimo avversario non di questa, di questo impegno ma del turno successivo, 27, Poggi Bonzi 26, Livorno Flaminia 25, Città di Castello 21, Ponsacco 19, San Giovannese, Rivi Borgo, Samari, Grosseto 18, poi via via fino all'Orvietana che invece sarà l'avversario immediato degli Amaranto a 10. Agnese, dice Renzo, questa squadra rinnovata dal mercato potrà far paura a tanti, secondo te c'è ancora tempo per rientrare vista questa classifica che comunque vede un distacco di 10 punti dalla prima classifica che non sono pochi? Sì, no, ma sono tanti, però io sono sempre stata ottimista fino alla fine, penso che Livorno se la debba comunque giocare fino alla fine. Giocare bene, provare a vincere, poi può essere anche un punto a tuo vantaggio se poi la matematica a un certo punto ci condannerà, se la Pianese continuerà ad andare avanti. Però, ripeto, appunto, facendo anche il discorso di prima, uno ci deve andare sempre per lottare perché tu all'inizio anno vedevi l'Arezzo lassù. Guarda, l'Arezzo che frenata ha fatto, siamo a 5 punti, siamo adesso. Quindi, ripeto, finché la matematica non ci condanna, bisogna andare sempre per vincere. Se poi questo non dovesse accadere a fine anno, puoi sempre creare un gruppo. Il fatto che il Livorno stia cambiando così tanto, perché sta rivoluzionando la squadra, completamente, e ancora il mercato non è finito, esatto. Quindi ancora, esatto. Qualche movimento ci sarà ancora. Esatto, ci sono stati anche dei movimenti anche quasi un po' non sorprendenti, però insomma che c'hanno un attimo, anche Torromino stesso, sono sincera, non pensavo sarebbe andato, anche Carcalis, perché all'inizio anno era partito anche bene, in difesa era sempre stato anche, secondo me, uno dei migliori che c'era stato. Quindi anche l'idea di voler provare a creare magari un gruppo, fomentare un gruppo, si fa però andando sempre per vincere, quindi ripeto, io andrei con una mentalità, soprattutto domenica, perché insomma voglio essere cattiva, però se non si vince questa mi viene di dire rassegniamoci, esatto, perché insomma, per carità, no, esatto, di partita ha le sue difficoltà, però assolutamente, però devi farla te la partita domenica, quindi ci devi andare con una mentalità anche per poter creare un gruppo che ancora non c'è. Esatto, anche perché vincere sabato, Agnese, non esatto, domenica. Sabato, scusa, sabato per sabato, dove è mercoledì, no, sì, ormai, sì, ragazzi. Jacopo, vincere contro l'Orvietana, che ha evidenti difficoltà, lo dice la classifica, ti permetterebbe poi di presentarti al meglio, esatto, contro il Follonica Gavoriano, e quella sì che sarà una partita importante, così come l'è stata quella con i Poggi Bonzi, perché sì. Follonica Gavoriano, abbiamo visto adesso la classifica, è al terzo posto, eventualmente vincere quello scontro diretto sarebbe davvero significativo, allora sì che ti rilancerebbe tutto, fermo restando che la Pianese si deve impantanare, perché in questo momento hai il campionato un po' fra le mani, ovviamente. No, è vero, però vediamo l'Arezzo, come diceva prima Agnese, no? Si è impantanato, ad esempio. Esatto, si è impantanato, esatto. Come un po' è successo l'altro anno, magari poi nel girone di ritorno, non so, sarà anche capace di riprendersi e di allungare le distanze, però penso che questa partita sia stata fondamentale anche per il Livorno vincerla contro il Poggi Bonzi, perché hai visto che adesso hai, sì, contro l'Orvietana una partita sulla carta semplice, ma come dicevi te, da non sottovalutare. Esatto, anche perché poi ricordiamoci che il Livorno ha perso anche a Monte Spaccato. Esatto. È un'altra squadra dei bassi fondi della quindi classifica. Da non sottovalutare, però insomma vincere contro il Poggi Bonzi, che poi è una vittoria, come diceva Renzo, che è arrivata all'ultima, è arrivata su magari un errore del difensore Poggi Bonzi, anche se lo Faso poi è stato bravo a insaccarla. Insomma, è stato fondamentale perché ha tenuto accesa quell'ultima speranza, no? che c'era. Però, da una parte, questa classifica, no, ti dimostra anche che il Livorno nel girone di andata non è stata una squadra matura, no? Perché è vero che adesso è 5 punti dall'Arezzo e magari potevano essere di più, ma potevano essere anche di meno, perché come dicevi te, Davide, sono state partite contro Monte Spaccato, contro... No, che pareggio in casa con il Tau. Esatto, sì. Pareggio in casa con il Tau. Partite sempre sulla carta semplici, o meglio semplici, che Livorno avrebbe dovuto vincere, che comunque hanno fatto perdere alla squadra dei punti che adesso si vedono e si sentono. E per questo appunto domenica non sarà da sottovalutare.
però nel girone di ritorno sarà fondamentale perché poi insomma l'ultima chiamata, no? Non fare questi errori, non lasciare i punti indietro perché gli altri si fermano, ma il Livorno deve continuare ad andare avanti. Fare un cambio di marcia. Eh sì. Agnese ha detto di Carcalis, una cessione, ha sì. detto un po' sorpresa. Jacopo, te te l'aspettavi? Questo ragazzo con tanta esperienza in Serie C, a suo posto ricordiamo è arrivato l'ultimo arrivo, Michael Benassi, un ritorno che è stato a Livorno già nella seconda parte della stagione 2016-2017 con Foscarini in panchina, campionato di Serie C in cui Livorno è stato eliminato poi a quarti di finale dalla Reggiana dei playoff. Te l'aspettavi, Jacopo, questa cessione di Carcalis, un giocatore che inizialmente, come diceva Agnese, ha fatto anche bene, però con il passaggio alla difesa Sì, 4 ha probabilmente ha sofferto. sofferto, quella posizione di centrale non era proprio forse la sua. Guarda, sì, allora al momento no, non me l'aspettavo, però rivedendo anche le ultime prestazioni non è che abbia dato, no, quella sicurezza al reparto difensivo, no? Ci sono stati anche degli errori, ora mi ricordo anche contro l'Arezzo in Coppa Italia, no? Per esempio, se non sbaglio, che fece degli errori abbastanza banali, che ci stanno ovviamente, però è un giocatore come dici te, dal quale ti aspetti, no? Precisione. Poi l'errore viene anche magari da Messi su dischetto, però nel Messi, che senso. invece sta vivendo, Esatto. potrebbe coronare il suo sogno domenica. Non Te, diciamo Jacopo, so che niente, ci non tieni diciamo niente. particolarmente. Sì, so, Saremo a vedere questa però non super diciamo niente, non finale. diciamo niente che è difficile. Comunque, insomma, non me l'aspettavo, però è un giocatore che ha dimostrato un po' delle difficoltà. Benassi, comunque, ha un curriculum che dice Serie D vinta a Novara, Serie D lo scorso anno, Serie D vinta col Parma, insomma. È un ragazzo, Cesena esatto, col l'ha Cesena, vinta un gioco 4 volte, mi anche con la sembra. Lucchese e Esatto, poi 4 volte. basta. È un giocatore che serve a Livorno e che può dare una marcia in più. Io non so, non me ne voglia Renzo, ma secondo me a fine anno ci saranno da fare anche delle valutazioni ai vertici della società, perché a gennaio cambiare così tanti giocatori è rischioso, però anche se prendi dei giocatori magari così importanti e di personalità. E soprattutto vuol dire che a monte, secondo me, sono state fatte delle Significa scelte. un po' ammettere di aver Di sbagliato aver sbagliato. quest'estate, perché. Sì, sono state fatte delle scelte forse sbagliate, perché poi vabbè, si ritorna lì, no? Sbagliano tutti, però forse ecco, cambiare così tante pedine può mettere in difficoltà Esposito che, diciamo, fortunatamente da una parte è arrivato da poco, quindi ecco, l'intesa deve trovarla anche lui. Renzo, e poi andiamo in pubblicità. Ora mi ucciderà. No, no, questi cambiamenti sono fatti in virtù delle idee e le scelte dettate dall'allenatore, dal mister, perché i cambiamenti che ha fatto, l'impostazione con nuovi schemi, l'ha avuto i giocatori ben precisi e ben determinati. Quindi ecco perché io rimpiango tutti e allo stesso tempo non rimpiango nessuno, perché il calcio è questo. Auguro migliori fortune a tutti coloro i quali se ne sono andati. Un abbraccio forte a Daniele, a Torromino, Certo, a tutti i certo. Sì. ragazzi. Però ecco, i cambiamenti secondo me sono stati fatti proprio in virtù di quello che è il dettame del mister. Ha delle idee chiare e quindi lasciamo lavorare in pace. Il mercato comunque non è finito, Ah, no. aspettiamoci qualche altra cosa. E un plauso lo faccio alla società perché cominciava a subire un po' troppi attacchi diretti, personali, che io non ritenevo giusti, ha dimostrato che sia Paolo Toccafondi, Enrico Fernandez, tutti e due amano questa squadra, la maglia amarante, quindi secondo me stanno facendo No, bene. certo, ma quello è. Cioè, quello cioè, è evidente nel senso, sì, sono d'accordo. Cioè, l'amore, la passione, cioè, io mi riferivo più magari a delle scelte fatte, ma poi sono d'accordo con Lorenzo che, insomma, la passione che ci mettono anche perché, insomma, è sotto gli occhi di tutti. No, che qualche errore comunque sia stato Certo. fatto, Agnese, penso sia Sì, oggettivo, se no una società non cambia, non manda così via tanti giocatori che lei stessa ha preso appena 3 mesi fa. Questo ti contraddice in parte, no? Vuol dire che tante certo. scelte che ha fatto ti sei accorto che non erano state quelle giuste. Sì, Ovviamente però va tutto fatto in buona fede, però ti sei accorto che non erano quelle giuste. certo, però è anche lì, no? L'intelligenza del capire, di essersi resi conto che evidentemente certe scelte non erano appunto state fatte bene. Quante volte abbiamo detto si cambia l'allenatore perché non si può cambiare 20 giocatori? No, si può succedere adesso 20 no, ma siamo già a 20, un buon però siamo già a un buon punto, punto. siamo già a un buon punto. Però rendersi anche conto, anche se a metà, ormai è finita la prima parte del Sì, esatto, campionato, mancano due esatto. partite a giro di boa, diciamo. Esatto, e non è nemmeno facile perché te comunque sia devi ricreare un gruppo, però è vero anche quello, il gruppo io dall'inizio stagione quante volte l'ho detto, non c'è mai stato. Quindi probabilmente ammettere i propri errori, come dice bene Renzo, secondo me appunto
tanti giocatori sono nativi anche Karkalis, perché probabilmente non è più rientrato in uno schema di gioco. Allora, prima anche di farlo soffrire, di non giocare bene, facciamo tanti cambiamenti che sono rischiosi, perché cambiare una squadra, insomma metà squadra, non è semplice, ripeto, però evidentemente c'è un'intelligenza, c'è anche una passione dietro che ti permette di farlo e di farlo anche bene, perché comunque sia tutti gli ultimi calciatori che sono arrivati, guardiamo il reparto attacco che è da settembre, che diciamo che ha dei problemi e che invece si è comportato. Anzi, quest'ultima partita probabilmente è il reparto che forse ha giocato anche meglio, no? Che ha tentato tanto. Quindi grazie ai nuovi, mi viene esatto, di dire. Grazie ai nuovi, perché l'attacco era nuovo. Abbiamo parlato di Lucatte, abbiamo parlato, io ci metto anche Frati, sono sincera, perché certo, Frati non ha giocato dall'inizio, non ha avuto lo spazio che doveva avere. E ha anche, fatto quattro reti, esatto, lo Faso che comunque non è mai entrato in condizione, perché sappiamo, no, insomma, i problemi fisici che ha avuto, quindi probabilmente è stata molto intelligente e mi piace anche questo voler rimettersi in gioco. Perché vedi, guarda, il mister fin dai primi allenamenti non faceva niente, guardava i giocatori e basta, li guardava uno per uno per capire magari chi aveva davanti, guardava secondo le sue idee, guardava i movimenti che fanno, dove vanno, quando aprono palla, quando giocano, e lui si è fatto delle idee e ha detto alla società: a me serve un giocatore di questo tipo, questo e questo. Probabilmente hanno dei contatti tra società, hanno sondato il mercato, questi giocatori sono resi disponibili, che venire a Livorno insomma è abbastanza appagante, certo, sì. E le cose stanno andando così. Io lascerei lavorare con tranquillità, come è giusto che sia, l'allenatore, la società, tutti, perché hanno fatto un ottimo lavoro, secondo me. Hanno preso i giocatori giusti nei reparti giusti per creare quell'amalgama di squadra che tra due o tre partite vedremo. Ora si fa queste due partite in casa, poi si riposa, poi si va fuori, poi se ne riparla. Ma posso aggiungere una cosa? Prego. A me il mercato mi ha sempre un po' spaventato. Il mercato riparatore a Livorno non è mai stato una grande cosa, lo vogliamo dire. Speriamo che questo sia il primo anno in cui forse ho visto andare via personaggi oppure venire persone che secondo me neanche si ricordano di aver giocato a Livorno. Ma sai, i mercati sono compri e vendi, capisci? Vendo due, compro uno, poi certo, però sono fatti, mi sembra fatto con intelligenza quest'anno. Questo è fatto, ecco, questo, secondo me, esatto, molto mirato, molto ragionato. Molto ragionato, sì. Sì. Ovviamente i risultati di campo, se le esatto, mosse sono state esatto, giuste però, o meno. Un messaggio e poi diamo linea alla regia. Bravo Renzo, condivido in pieno. Tantissimi cambiamenti, spero positivi, quindi da oggi guardiamo avanti. Penso che qualsiasi gol viene per errore degli avversari, quindi non demonizziamo troppo i nostri. Forza Livorno, speriamo in un cambio di passo. Ce lo manda Nonna Maranto, nostra fedele telespettatrice, sì, che salutiamo. Con questo messaggio diamo linea alla regia per il primo stacco pubblicitario. Dentisti il Sorriso, una realtà livornese al servizio del cittadino, con alta professionalità a costi sociali. Dentisti il Sorriso, l'unico vero sorriso della tua città. Reparto ortofrutta, come vedete, una varietà incredibile di mele, arance in foglia e, come potete notare, un bel settore di ortaggi, tutti prodotti italiani. I migliori prosciutti, cotti, crudi, mortadelle, la nostra gastronomia cotta, fino ad arrivare ai formaggi, dai gorgonzola, allo svizzero, tutto quanto di meglio può esserci sul mercato. Pronto cuoci, tutte le mattine nonna Angela, mia moglie, la prepara insieme alle sue collaboratrici. Questa è carne che proviene dalle nostre zone, Val di Cecina, Val di Cornia e Maremma. Oltre ad avere prodotti di alta qualità, noi abbiamo anche prezzi bassi sempre. Aceto balsamico di Modena, 1,69. Olio extravergine di oliva Sigma, 3,49. Vino rosso a 1,19. Noi vi aspettiamo e alle Livorno sempre! Noi dello studio immobiliare Melani Case da oltre 36 anni siamo inseriti nel mercato immobiliare di Livorno e provincia. Da sempre mettiamo la nostra esperienza al vostro servizio e siamo a fianco del cliente dalla visita dell'immobile al rilascio notariale. Facciamo inoltre consulenze gratuite per la valutazione dell'immobile e offriamo servizi di ogni genere inerenti alla compravendita stessa. Vi aspettiamo dunque con fiducia presso i nostri uffici che si trovano a Livorno in piazza Tias 21C.
Hai avuto un sinistro? Puoi far tornare la tua auto come nuova? Puoi farlo senza alcuna preoccupazione. Basta rivolgersi alla Carrozzeria Marsili. I titolari Stefano e Marco penseranno a tutto facendoti risparmiare tempo e denaro. Carrozzeria Marsili, a Livorno, in via Cessoni 59, telefono 0586 40 96 40. Livorno 24. Livorno 24? Livorno 24. Nuovo, gratuito, interattivo, indipendente. Il giornale online che ci appartiene. Livorno 24, www.livorno24.com. Più o meno consulenza energetica, agenzia leader nel settore luce e gas. Operiamo volture, subentri, cambio fornitore e telefonia. Chiama Marco per una consulenza gratuita. Eccoci di nuovo in studio, Jacopo, continuiamo a parlare un po' di questa rivoluzione di mercato. Una rivoluzione che, sotto certi aspetti, era stata quasi annunciata da Esposito. In una conferenza stampa recente aveva detto che c'erano diversi giocatori, soprattutto quelli magari più esperti, non felici in questo ambiente, in questa struttura. Non a caso poi sono andati via Vari Vantaggiato, Toromino, lo stesso Carcalis. L'idea forse è che proprio sia stato il tecnico a chiedere un cambiamento radicale all'interno della rosa. Eh sì, è così, anche perché insomma quando poi magari anche un pilastro, no, che è una figura fondamentale di una squadra, dato che ci sono tanti giovani dei 2004, no, loro devono essere la colonna portante, no, e però nel momento in cui non si rendono conto di poter dare quel contributo anche fuori dal campo, no, magari perché non sono molto preparati mentalmente per quello che è successo nella stagione, è chiaro che magari poi è il momento di fare un passo indietro. Vantaggiato, per esempio, secondo me è successo questo, magari giustamente un giocatore come lui vuole giocare, no? E quindi ha cambiato piazza, anche se ci teniamo sempre a dirlo che è un giocatore che dalla Serie C è sceso fino all'eccellenza, no? Quindi insomma una... E il suo lo scorso anno, esatto, parte, il suo l'ha fatto, quindi non tutti fanno questo passo, soprattutto nel calcio di oggi, no? Quindi ecco, uno come Vantaggiato secondo me adesso è solo da elogiare. Forse qualcuno che poteva fare di più era Torromino, secondo me. Lui forse lascia Livorno con qualche, no, punto di domanda, anche se, quindi ripeto, è un cerchio che si chiude, perché magari potevano dare di più sul campo, ma anche qualcuno fuori dal campo. Vedi cos'è, Jacopo, scusami. In un progetto di rinnovamento totale come sta facendo la società, giocatori come Torromino, tanto di cappello per la tecnica, però alla fine, quando hai infortuni, quando sì, sono deleteri, certo. Perché te devi avere una squadra, 11 giocatori che vanno in campo, più i 6, 7, 8 in panchina, devono essere tutti pronti, via. Non puoi pensare al giocatore, tu fai uno schema la domenica, quella dopo non c'è perché o si è strappato, si è fatto... Non funziona. No, diventa difficile. Lo puoi fare in squadre di terza fascia, dove un giocatore così lo mette, momento opportuno, ti risolve la situazione. Ma una squadra come Livorno, che punta e ambisce a scenari e platee un po' diversi, ci vogliono giocatori che ti garantiscano, che ti debbano garantire 95 minuti, 97, 98, qualsiasi domenica o sabato che si giochi. Questo deve essere il concetto di fondo. E poi deve essere un progetto a medio-lungo termine, e qui hanno preso i giocatori che, se noi tutti ce lo aspettiamo, dovessimo salire in C, noi abbiamo già una squadra mezza pronta per fare un ottimo campionato in Serie C. Questo è il progetto della società per guardare lontano. Se si deve vivacchiare, prendere i giocatori bravi però e poi si infortunano e poi diventa il raffreddore, no, non sono d'accordo io. Si fa un passo e deve essere quello, e tutti si tirano al carretto, sosteniamo questa società, l'ho già detto, sosteniamo tutto l'entourage, perché questa secondo me quest'anno è una svolta importante, secondo il mio modestissimo parere. Sonnese, anche secondo te su Torromino hanno influito magari le precarie condizioni fisiche? L'abbiamo visto poco, soprattutto nella prima parte di stagione, tanti infortuni, l'abbiamo visto un po' più nelle ultime settimane, in cui entrava soprattutto nella ripresa, tecnicamente si vede che è un giocatore vero, forse anche da categoria superiore, però si è visto forse troppo poco per via di questi problemi fisici.
Sì, sicuramente non l'hanno aiutato, però mi rilascio un po' ai discorsi che hanno fatto Jacopo e anche Renzo. Evidentemente non si è mai sentito parte anche della squadra, questo influisce. Quando non ti senti, anche per scelte tecniche, anche per modo di giocare, Toromino ha sempre avuto una grande grinta, ripeto, vantaggiato stesso, quante volte l'ho elogiato e ho detto che è uno di quei calciatori che io personalmente non farei a meno. Però quando non rientri, secondo me, in una tipologia di gioco, quando fai fatica anche mentalmente a entrare proprio in gara, allora vuol dire che c'è un problema e secondo me è meglio appunto cambiare. Evidentemente non c'era un progetto anche da parte di loro, può darsi, può capitare a volte, no? E quindi credo che sia stato molto più intelligente dire ok, è stato bello, però non stiamo andando sulla stessa strada, le strade sono divise, quindi il Livorno stesso e anche loro, però io penso che sia stata una cosa anche diciamo pacifica, ora ripeto, non sono nei meccanismi di loro, però ho letto anche le loro interviste, insomma non è stato facile lasciare Livorno anche per loro, perché poi insomma si crea anche una vita, insomma è tutto avvantaggiato, esatto, Livorno ha trascorso tanti anni, esatto, sono nati anche i figli qui, quindi non sono, perché a volte no, si parla del calciatore ma ci dimentichiamo l'uomo. Io credo che tutti questi fattori poi facciano la squadra, quindi quando una storia d'amore finisce e termina non è perché magari un giocatore non è tecnicamente valido, non è bravo, probabilmente non rientra in quello che adesso Livorno sta costruendo, e quindi se è tanto di cappello un calciatore che per andarsene si fanno altre scelte in maniera intelligente. Però vedi, i calciatori, la loro vita è quella, certo. Un anno qui, due anni là, certo, tre anni di là, lo sanno perfettamente, quindi sanno che mentalmente non possono nascere in una squadra e morire in quella squadra. Però trovo molto quindi intelligente decidere sì, di cambiare. Ma vedi, vantaggiato Daniele si è avvicinato a casa, il Toro di Brindisi si è avvicinato a casa, quindi ha fatto una scelta importante. Una scelta di vita, però. Bravo, quando sei a fine carriera, che può essere sempre utile, perché dove è andato alla Fasano, ecco. Mi sembra che non sia una società che punta in alto, quindi lui può far comodo, anche se ti fa delle ispezioni di partita. Una squadra che non ha un progetto magari può andare bene, certo, sì, sono d'accordo. Secondo me è lo stesso Torromino, anche Torromino alla San Benedettese mi sembra ha trovato una buona soluzione. Comunque una piazza importante, certo. Certo, perché non si discute, ti ripeto, nuovamente mi tolgo tanto di cappello al Torro. Il calcio è fatto così, un po' chi svolge una professione. Una professione oggi sei qua, domani qualsiasi professione, sei portato a spostarti in continuità. E un calciatore lo sa. Anzi, spesso desidera cambiare per trovare altri scenari, per trovare altri stimoli, certo, altri contratti, sono professionisti. Io la vedo così, ecco, non mi ha mai spaventato quello che va e viene, è normale che sia così. Certo, sì, è vero. Corriamo un messaggio, la società va ringraziata, con questo mercato testimonia che non si lascia niente di intentato, sperando quindi di lottare ed essere protagonisti fino in fondo. Se poi non dovesse andare bene, il gruppo sarà più forte per il prossimo campionato. Sempre Forza Livorno, un saluto da Diego che salutiamo. Jacopo, secondo te questa rivoluzione di mercato è più per cercare di vincere questo campionato o per porre le basi per il prossimo? Perché per vincere questo campionato, va detto, a questo punto serve un'impresa, perché abbiamo visto la classifica. Mario, una risposta può essere una via di mezzo. Tentiamo di fare la rimonta, se poi non riesce, Mario, possiamo avere una buona base per la prossima stagione. No, è una via di mezzo, perché secondo me tocca a fondi, la società vogliono dare uno scossone, no? Tenere sempre accese le speranze, perché secondo me è vero che è difficile, perché 10 punti sono tanti, ma non è ancora chiuso, no? Manca tutto un girone e tutto può succedere. Cioè, fermo restando che Livorno abbia la capacità di avere quella velocità di crociera da squadra che vuole vincere il campionato, no? Quindi, come diceva Esposito, c'è bisogno di un filotto, ma importante in questo caso. Però sì, sono d'accordo che è una via di mezzo, però c'è, secondo me, il messaggio che vuole passare, che vuole far riflettere Toccafondi, di provare comunque a vincere questo campionato e di arrivare in fondo il più lontano possibile dal quinto posto in su. Questa squadra, Jacopo, in questo momento, quindi, secondo te è più forte o sullo stesso livello, più debole rispetto a quella pre-mercato? Questi primi movimenti, che appunto altri ce ne saranno. Esatto. Probabilmente sei in entrata, magari anche in uscita. Aspettiamo a dirlo, perché è sempre del campo, però sulla carta
mi sembra la squadra più forte, perché anche Benassi o Lucatti, che è il giocatore che mancava a Livorno, sono arrivati in un momento fondamentale, in un momento cruciale in cui certamente la società gli avrà fatto capire che insomma, puntano su di loro e che adesso non possono più sbagliare, perché magari qualche scelta è stata fatta, e non è un attaccare la società, cioè ci mancherebbe altro, è una qualche scelta sbagliata, perché comunque Rodriguez ci aspettava X e non è arrivato, no? Le prestazioni sono state abbastanza... Non lo rimpiangeremo, no, con tutto il bene che si può volere ragazzi. Sono state abbastanza deludenti le prestazioni, ma può capitare, magari è un anno Rodriguez non si è trovato nell'ambiente, può succedere tutto, ci mancherebbe altro. E quindi ecco, adesso è l'ultima chance per poter provare a vincere questo campionato e magari poi ecco, porre le basi per il prossimo anno. Fermo restando che Livorno deve giocare per vincere il campionato, non per arrivare quinto a 10 punti alla Pianese. Esatto. Puntiamo un occhio a un giocatore importante, Gräselin. Io l'ho visto stamani, sì. A me piace, ha un bel fisico. Lo scorso anno ha vinto il campionato, vediamo appunto Rimini. A video, esatto, ha vinto il campionato a Rimini, fra l'altro sono in under che sei reti, quindi in sai, io nei giocatori non guardo la giocata fino a se stessa, perché poi l'ha giocato uno o due, poi io guardo come si muove in campo. E questo mi ha proprio entusiasmato, perché ha un bel fisico, ha un bel gioco di gamba, si muove bene, e questo è un giocatore, questo è un giocatore. Gräselin, Renzo, che è un giocatore, è una mezzala che poi può ricoprire un po' anche tutti i ruoli in mezzo a campo, perché può è un fare giocatore un trequartista, esatto, cioè, giocatore è un giocatore duttile, capisci? Però che sa accompagnare l'azione offensiva, in questa squadra, in questo momento, in organico, non ce n'erano con quelle caratteristiche. Ecco perché ti dico, con tutto il bene che voglia Cretella, lui è l'ottimo sostituto di Cretella, perché lui punta, cresce, avanza, e i centrocampisti devono essere così, perché il calcio di oggi devi mettere in condizione anche i terzini ad andare a rete. Se voi avete osservato campionati mondiali come tutti guardiamo, non c'è più il terzino, vanno a rete anche i terzini, i mediani, cioè oggi è calcio totale per davvero. Sì. E quindi secondo me Livorno sta mettendo su una squadra da calcio totale per i giocatori che ha preso. Ripeto, io stamani sono stato, non dico tutto il tempo dell'allenamento, però quei tre quarti d'ora, mezz'ora li ho osservati proprio lì, c'era Igo, c'era Braccini, c'era tutto lo staff, c'erano tutti, io mi sono messo lì da una parte e li ho voluti osservare attentamente. Secondo me hanno preso degli ottimi calciatori, ottimi per davvero. Ho visto il portiere bello nel senso, l'ho visto sicuro, tranquillo, perfino Bettarini, tutti e due, il preparatore li faceva alternare, ho visto i portieri sicuri anche lì, e questo è un dettaglio non trascurabile, il portiere, perché Fogli aveva traballato un po', esatto, perché non aveva sicurezze davanti. Ora secondo me ce l'ha le sicurezze, e vedremo un Fogli molto più esuberante e pronto nella maniera giusta. A proposito di nuovi, Agnese, invece Benassi, te lo ricordi, appunto abbiamo già visto a Livorno qualche stagione fa, sì. Ti ho un ricordo di questo giocatore, un tipico marcatore, difensore, esatto, no? Sì, da questo stampo che va al sodo senza tanti fronzoli, ecco, lo vediamo subito. Esatto, sì, mi ricordo che era il 2016, vero? 2016, ecco, okay, arrivo a gennaio, anche in quell'occasione a gennaio, stavolta a dicembre, esatto, e comunque dicembre. Sempre nella sessione invernale. Esatto, però se non ero mi ricordo che era un giocatore comunque sia di sostanza, da quelli che fanno un po' un gioco sporco, no? Sì, in sì. Mezzo, no? E che in queste categorie secondo me fanno un gran bene, è certo. Quello, no? Perché in queste categorie manca certo. Un po' anche di cattiveria, un ci po' vuole. Di, no? Il Gattuso era un campione. Esatto, esatto. Quindi per quello non ha giocato molto, però mi sembra una decina di presenze. Poi comunque era un'altra categoria, esatto, Serie C. Stavo per dire quello. In una squadra che comunque lottava per il Livorno, quel campionato ha chiuso al terzo posto, lottava per andare in Serie B. Quindi, esatto, quindi tutto un altro mondo rispetto a quello attuale di oggi. Totalmente, però ripeto, per quello che appunto ricordo era quel giocatore che dava una certa sicurezza, no? Secondo me è un po' quel gioco che adesso il Livorno sta cercando di ricostruire. Ho come l'impressione che appunto il Livorno abbia un po' capito, no? Che questa categoria ci vuole questo tipo di gioco, ci no? Ciotto, esatto, bisogna giocare a calcio, bisogna giocare, quindi magari non essere proprio belli, non importa essere tanto belli, qui ci vuole sostanza, quindi da quello che mi ricordo penso potrebbe essere un giocatore che poi insomma c'ha anche una certa esperienza, e quindi anche in previsione di magari un campionato futuro, presto, prossimo mi auguro, però stai costruendo qualcosa, quindi questa è l'idea che io ho di questo Livorno. Certo.
Messaggio per Renzo, che questo non è tanto ottimista come sapete. Buonasera, volevo dire a Renzo, che dice che tocca fondi a Livorno, di andarci piano. Fernandez sicuramente a Livorno, ma prima di dire Spondoni, si accerti che è tocca fondi. E poi grande società, se va via Fancelli sarebbe ancora più da torta ghiaccia. Quindi il nostro amico sulla società uno un parere completamente alle proprie impressioni, i propri pensieri, lui si tenga il suo, amico mio, io tengo il mio, capito? Io non mi permetto mai di andare a vedere cosa ha fatto Tizio o Caio Sempronio, perché non è nel mio stile andare a spulciare. Toccafondi è venuto a Livorno, ha preso una squadra, una società in disarmo veramente, la sta creando, quindi non vedo perché dovrei. Poi Di Fancelli cosa ha detto? Scusa. Se va via roba da torta, ha detto. Ghiaccia. Ebbene vada via. No, sarebbe una scelta errata da parte della società. La società sarebbe, dice il nostro amico. Ma te, se un 2004 te lo chiede una squadra di C o B, cosa faresti? Lo mandi il ragazzo o lo tieni legato? No, deve avere però Renzo pronta l'alternativa. Dipende poi. È certo. Perché sennò alla fine rimani scoperta. Ti rinforzi da una parte e ti indebolisci dall'altra. Perché poi, sai, tu hai richieste importanti e devi rimanere in Serie D, magari è facile trattenere il ragazzo, quella è sì, sicuramente. Quindi se va via Fancelli, troveranno un Fancelli 2, state tranquilli. Secondo me, lasciando andare... Se va via, No, però, esatto. Una moschina... Speriamo di no, per il rendimento che sta avendo che in questa potrebbe tantella. Essere, poi ripeto, nel calcio il vero di oggi è il falso di domani e viceversa. Non si può mai dire. No, è vero. Una verità assoluta nel calcio. No, esatto. No. Però secondo me mandare via adesso Fancelli, sono d'accordo nel senso che è un 2004, magari la Serie C lo può stuzzicare, però giochi nel Livorno, no? La Serie C è comunque nell'orizzonte, no? della società, se non questo... Ma se non vai su e fai un'altra volta la dita, un ragazzo importante che magari... Guarda, se le voci, i rumors che mi sono arrivati sono vere e sono società importanti, certo, l'anno lo so. Quindi noi dobbiamo fare il bene dei ragazzi, perché non credo che Fancelli poi sia l'unico al mondo, si può trovare certo un ragazzo, un quota come lui in 2004, bravo da poter inserire in ambito, cioè io vedo così, sì, non... sì, però... perché se disgraziatamente il Livorno non si va su, questo mattino si trova a Serie D. E se fai 2 anni di D, buonanotte ai suonatori. Certo. Tra l'altro il ragazzo, senti, che vive a Cecina, si viene a allenare la mattina a Livorno, poi va a casa, studia e la sera va a scuola, perché ha cambiato anche, anziché andare in giorno, va al serale per potersi allenare, giocare. È un ragazzo eccezionale, lo dico perché ce l'avevamo noi, certo. E quindi lo conosco personalmente. E se ha delle richieste importanti, se deve essere una squadra di Serie C, sta bene qui. Ma siccome pare avere delle richieste importanti, è bene che il ragazzo debba fare la sua squadra, la sua strada, perché sacrificarsi per poi crescere mi sembra legittimo. Però secondo me mandare via Fancelli sarebbe un segnale che la squadra, comunque la società, perché comunque Fancelli si è dimostrato un fattore determinante, no? per il Livorno. Peccato Jacopo, scusami se ti interrompo, tutte. È un 2004, trovare un 2004 così forte, ora, così cioè, perché Fancelli è un titolarissimo di questa squadra, se lo dai via devi trovare un 2004 che sia titolarissimo, è tutto lì il discorso. E poi, può darsi, scusate se mi intrometto di nuovo, può darsi che a fine campionato... Esatto. Ecco. Comunque vadano le cose, potrebbe essere la soluzione, magari quella comunque, abbia già un'opzione, certo, per questa società importante, certo. A fine campionato vado via, quindi lui durante tutto il campionato era ancora meglio di se stesso per dimostrare ancora, perché è un 2004, è giovane, ha 18 anni, certo. Quindi certo. Insomma ce n'ha da pedalare ancora, quindi può darsi che abbia già una richiesta, un contratto magari firmato, un triennale e quindi possa rimanere e dare il meglio di se stesso, sapendo che poi a maggio, giugno, luglio lui svolazza e va per la sua strada. Jacopo, concludi pure no, secondo me... Se Renzo non ti interrompe e poi diamo linea alla regia. No, ma secondo me, a mandarlo via adesso sono d'accordo, magari a fine stagione può succedere di tutto. Adesso sarebbe uno sbaglio, perché se tocca fuori da una parte, detto, noi ci proviamo, no? Dobbiamo comunque inseguire il primo posto, mandare via uno come Fancelli sarebbe secondo me contraddittorio in questo momento. Poi a fine stagione sono d'accordo con Renzo, magari Fancelli prende l'accordo con una società e va a giocarsi la Serie C in alta classifica.
però adesso, ora come ora, secondo me è un giocatore che il Livorno no, del quale il Livorno non può privarsi. Giocatore, che ha, giocatore di movimento che ha giocato più di tutti. Eh sì, esatto. Solamente questo dato certifica l'importanza di Fancelli. Adesso linea alla regia, poi ultima parte della nostra trasmissione, faremo anche un collegamento con Riccardo D'Ancona di Livorno 24. Noi dello studio immobiliare Melani Case da oltre 36 anni siamo inseriti nel mercato immobiliare di Livorno in provincia. Da sempre mettiamo la nostra esperienza al vostro servizio e siamo a fianco del cliente dalla visita dell'immobile al rocio notarile. Facciamo inoltre consulenze gratuite per la valutazione dell'immobile e offriamo servizi di ogni genere inerenti alla compravendita stessa. Vi aspettiamo dunque con fiducia presso i nostri uffici che si trovano a Livorno in piazza Tias 21C. Più o meno, consulenza energetica, agenzia leader nel settore luce e gas. Operiamo volture, subentri, cambio fornitore e telefonia. Chiama Marco per una consulenza gratuita. La cura e l'affidabilità della tua auto ad un'azienda che si distingue per professionalità e tecnologia avanzata. Carrozzeria Roma, centro fiduciario dei marchi automobilistici più prestigiosi. Carrozzeria Roma via Ugione 27 Livorno, point di riferimento e di restyling auto e sinistri. La Carrozzeria Roma ringrazia tutti i clienti che con la loro fiducia hanno contribuito al traguardo dei 60 anni di attività. Stai cercando di vendere o acquistare casa o hai bisogno di un affitto? Annalisa è al tuo fianco. Il suo obiettivo è guidarti nel mercato immobiliare. Hai avuto un sinistro? Puoi far tornare la tua auto come nuova? Puoi farlo senza alcuna preoccupazione. Basta rivolgersi alla Carrozzeria Marsili. I titolari Stefano e Marco penseranno a tutto facendoti risparmiare tempo e denaro. Carrozzeria Marsili, a Livorno, in via Cessoni 59, telefono 0586 40 96 40. Eccoci di nuovo in studio. Come anticipato prima dello sacco pubblicitario, abbiamo perfezionato il collegamento con Riccardo D'Ancona, giornalista di Livorno 24. Ciao Riccardo, buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito. Ormai settimanale, già terzo giovedì di fila che ci fa compagnia. Ciao. Ciao Riccardo, partiamo prima da calcio giocato e poi l'ampia pagina di calciomercato. Con il Poggi Bonzi domenica scorsa è arrivata una vittoria sofferta, forse troppo sofferta vista la gara giocata quasi per intera in superiorità numerica. Che sensazioni ti ha lasciato questa partita? Ma diciamo che cerchiamo sempre di vedere l'aspetto positivo. Pensiamo che potrebbe essere che qualcuno di quei giocatori che si è espresso peggio sapesse già di dover andare via e quindi avesse un po', diciamo, la mente confusa, mettiamola così, perché se non fosse stato così allora sarebbe un grosso campanello d'allarme, non sarebbero solo due o tre i giocatori da cambiare ma mezza squadra. E invece sui nuovi che abbiamo visto a proposito appunto di cambiamenti, Lucatti ed El Bakhtawi, che impressione ti hanno fatto? Lucatti ha trovato anche il gol, ha provocato l'espulsione di Bonecchi, difensore giallorosso. Lucatti il suo timbro sulla partita l'ha messo. Sì, sono giocatori di sostanza, di categoria, di gamba, quindi sono giocatori, sono acquisti positivi che penso con... integrandosi bene con la squadra possono solamente migliorare e quindi diciamo da questo punto di vista è un mercato positivo. Per quello che riguarda gli altri acquisti, Gresolin mi sembra il degno sostituto di Criterio, alla mezzala che sa inserirsi, e Benassi che lo conosciamo, io penso che sarebbe davvero difficile fare peggio di Kerkalis. Te aspettavi la cessione di Karkalis, un giocatore che comunque fin qui ha sempre giocato, nelle ultime settimane effettivamente il rendimento deludente, però il suo spazio l'aveva sempre trovato. Ti ha colto un po' di sorpresa questa cessione o te l'aspettavi? No, sinceramente no, perché pensavo, cioè, visti i risultati, anzi, più che altro mi chiedevo come faceva a non mettere Giampaolo al suo posto,
specie in qualche circostanza. L'abbiamo visto troppo distratto, troppo farfallone, se così possiamo dire. E il marcatore deve stare appiccicato all'uomo, non può lasciare 7 metri all'avversario, e non in una sola occasione, ma in molte. Ora speriamo che si riesca a trovare anche quelle quote indispensabili per dare un ricambio sulle fasce, perché mi sembra che il punto dove manca un po' qualcosa, qualche alternativa, sia proprio sulle fasce. Esatto, quindi te ti aspetti qualche innesto? Ancora ne sono già arrivati diversi di giocatori in questa sessione di dicembre, te ne aspetti quanti numericamente ancora? Di qui a termine? Minimo due. Minimo due. Sugli esterni bassi? Esterni bassi, forse anche un altro centrocampista. E un altro attaccante invece, visto che ne sono partiti tanti, ne sono partiti quattro, perché adesso sono arrivati sì Lucati del Bakhtaoui, però ne sono partiti quattro, numericamente il reparto è un po' più scarno rispetto a prima. Ti aspetti magari anche lì, magari un attaccante quota, anche per offrire una variante d'esposito? Sì, oppure... sì, probabilmente un attaccante quota sarebbe possibile, auspicabile, anche se ricordiamo che non si fa, perlomeno non si è fatto finora questo calcolo, ma mi sembra che l'età media delle gole si sia abbassata notevolmente, e avere l'età media più bassa vuol dire avere meno infortuni, avere un pochino più di resistenza nei 90 minuti, quindi meno obbligo, tra virgolette, di fare dei cambi. Quindi tutte valutazioni positive che non si possono che ascrivere a questo mercato invernale. Certo c'è l'altra faccia della medaglia, come sempre si dice in questi casi, se si è fatto bene adesso vuol dire che si era fatto male prima. Esatto, non è un po' anche tutti questi movimenti da parte della società un'autobocciatura praticamente, perché tanti giocatori che erano arrivati proprio a 2-3 mesi fa sono già stati ceduti, quindi un riconoscimento da parte della società stessa di aver sbagliato diverse cose forse in estate. Certo, però bisogna anche tener conto che gli acquisti estivi sono stati fatti sotto la pressione del campionato che stava per iniziare, il Livorno ha avuto poco tempo per scegliere, naturalmente partendo in ritardo, quelli magari che avrebbe voluto si erano già accasati, quindi diciamo sì, non è stato approvato in toto il mercato estivo, ma ci sono le giustificazioni che penso vadano date visti gli elementi oggettivi. Riccardo, quando si cambia così tanto il rischio però è quello che magari ci voglia un po' di tempo per trovare il giusto amalgama, perché il Livorno praticamente uscirà da questo mese di dicembre con mezza squadra nuova, tempo il Livorno non ce n'ha perché abbiamo visto la classifica a 10 punti di distanza dalla vetta, quindi come la vedi te, secondo te sono state gettate le basi in vista del prossimo anno oppure si crede ancora in una possibile rimonta in questo di campionato? Io penso che si stia cercando di fare di tutto per avvicinarsi il più possibile alla vetta della classifica di questa stagione, l'anno prossimo si vedrà, chiaramente chi farà bene potrà essere confermato, ricordiamoci che siamo tra i dilettanti, quindi non esistono contratti pluriennali. Per quello che riguarda i cambi, gioco forza, bisogna fare buon viso a cattivo gioco. L'importante sarà, penso, da parte del mister cercare di trovare finalmente uno schieramento base da toccare solo in caso di necessità, squalifiche, infortuni, eccetera, ma non per diciamo cercare di cambiare spesso modulo. Il modulo dovrebbe essere quello, restare quello, e questo non può che favorire diciamo così l'integrarsi dei nuovi che hanno diciamo poche opzioni su cui concentrarsi e non tante che potrebbero far loro girare la testa. Riccardo, un'ultima domanda prima di liberarti. Saranno fondamentali, credo, le prossime due partite prima della pausa con l'Orvietana e Folonica Gavorrano per cercare alimentare queste speranze di rimonta. Ci vorrà bottino piano perché altrimenti, al di là di tutti gli innesti che possano essere fatti, in caso di nuovi passi falsi, recuperare terreno poi nel girone di ritorno sarebbe difficile. Essenziali sono queste partite
sabato alle 14.30 ad Orvieto contro una squadra che ha fatto molti cambiamenti. Ricordiamo che in Serie D, soprattutto anche nel nostro girone, non è solo il Livorno che ha cambiato i giocatori, ma c'è stato davvero un tourbillon di acquisti e cessioni. Quindi vedremo questa Orvietana con dei nuovi giocatori e sarà importante riuscire a ottenere i tre punti, sperando che diciamo ci si riesca. Poi mercoledì la gara è stata posticipata non più alle 14.30 ma alle 17.30 contro il Gavorlano. Quella sarà una partita difficile che il Livorno dovrà cercare in tutti i modi di far sua, però sempre naturalmente mantenendo l'equilibrio, perché è importante, diciamo così, muovere la classifica, e veramente grave sarebbe perderla. Perfetto, Riccardo, ti ringraziamo ancora per il tuo intervento. Ciao, buonasera. Ciao, buon proseguimento di serata. Leggiamo un paio di messaggi che l'ho trascurato in questi minuti. Ne abbiamo uno che dice grazie Renzo, non so perché, comunque ti ringraziano. Grazie, grazie. Grazie a te. Poi ancora. Mi dite grazie. Poi ancora. Ah, con i disegni mi dicono, cioè, perché c'erano disegni e l'ho già cancellato. Comunque c'è un cuore. Ah, forse c'è, oltre un cuore c'è un toro e un sei. Ah, sì, sì, sì. Ah, allora forse sì. Ah, questo lo so, ce lo spieghi è. Te. Esatto. È Gioele. Rebus. È Gioele, perché devi sapere che io ho istituito un marchio ai ragazzi, no? Che ha detto, si deve andare in campo a giocare col cuore, ma essere tori. E quindi tutti i messaggi che ci diamo c'è sempre il cuore e il toro. Capito? Tant'è vero, ho fatto fare a mie spese anche le casacchine con il cuore e il toro, capisci? Ma perché non ci ho avuto Renzo Rossi? No, e quando i ragazzi vanno in campo con questo spirito, e infatti il cuore e il semi, immagino chi è. Lo so, Gioele. Io mi scuso, non l'avevo. Se mi metto a leggere anche tutte le emoticon, diventa la fine. Questo è perché sei anziano, l'hai capito? Sì, lo so. Sicuramente più di te, Jacopo. Quello, quello è vero. Poi ancora un messaggio. Buonasera, ma dopo la prestazione inguardabile di domenica scorsa si parla sempre di poter vincere il campionato? Siamo seri, poi quando si fa rivoluzione a gennaio si va poco lontani. I giocatori si vedono nelle partite vere, non negli allenamenti senza pressione. 7 anni fa Benassi non giocava quasi mai. Comunque, forza Livorno, PS, ottimi calciatori, non fanno una squadra. Saluti, Gino. Questa, Agnese, tocca comunque un tema importante. Una squadra, è vero, che non si fa dall'oggi certo, a domani. No. Rifare una squadra nuova, come richiedeva anche a Riccardo Ancona, poi deve trovare giusta amalgama. Il Livorno non ha tempo da poter perdere, perché di punti ne ha persi anche fin troppi. L'incognita è questa, effettivamente. Sì, però io poi ritorno un po' al discorso che ho sempre fatto. Io fondamentalmente una vera squadra è Livorno, io da settembre, non è che comunque l'avevo vista, non è che abbiamo cambiato in corsa una squadra che stava andando, che ti ha fatto fare 25 punti, stai cambiando con un'intelligenza. Secondo me anche in base appunto a delle scelte tecniche. Mi sembra di vedere un progetto. Prima, ora parlava di Benassi, no? Si parla di qualche anno fa, Si parlava qualche anno fa. Ma di un'altra categoria. In Serie C, esatto. E poi una C di vertice comunque. Completamente diversa. Era anche una C anche abbastanza tosta comunque sia, nel senso abbastanza importante. È poi un giocatore che in questi ora sono 5-6 anni che insomma sono andata a vedere Spulciare, ha fatto anche tanta esperienza. Qualche campionato in D l'ha vinto, magari non è più un giocatore della Serie C, magari. Esatto, ovviamente è più da questa categoria. Esatto, poi rimanere ancorati su magari un anno che magari può essere non andato particolarmente bene per tanti motivi, secondo me è anche un po' sbagliato. È come magari insomma magari Rodriguez, io glielo auguro, vado alla prossima squadra, ti fa 20 gol tutta mezza stagione, non lo so, però magari anche può se adesso scuote la testa. Però se succede, io sono contenta per lui. Attenzione, io non sono una di quelle che magari poi va di là e dice però perché l'abbiamo mandato via. No, semplicemente andare nei progetti del Livorno, prendere tutto questo disfattismo, onestamente su questo mercato io non lo sarei. Comunque sia, 25 punti, puoi provare a vincerlo? Perché no? Se non dovessi farlo, stai costruendo qualcosa, comunque sia per domani, c'è un'intenzione di farlo, quindi onestamente io cerco di non essere così negativa. Jacopo, sicuramente però dal punto di vista delle prestazioni, come dice il nostro amico, una svolta serve. Certo. Perché questo Livorno sta giocando troppo spesso male. E contro il Poggibonsi ha giocato una partita quasi intera in superiorità numerica, un po' come dicevi anche te prima in apertura, un po' come quello che si era visto ad Arezzo. Livorno un uomo in più, eppure a fare la partita sono gli altri. Se vuoi vincere il campionato, questo non può succedere.
No, io so. Abbiamo qualche Lorenzo. Sì. No, sono d'accordo che no, secondo me è una lettura che ci sta, perché essere un tifoso, no, uno poi insomma di una società come Livorno che vuole comunque puntare a vincere il campionato, ci sta questa lettura, no? E è naturale, è normale. Unica cosa, secondo me è ancora aperto, perché vedevo i dati di questo campionato, Poggibonsi alla quinta giornata era lontano dalla Pianese. Ma che lo stesso Follani Cagavorano. Esatto, era esatto, in fondo, anzi, ma era in fondo addirittura, sì, finisceva fra le ultime. Esatto, no? Non dalla Pianese, dall'Arezzo, che era prima l'Arezzo, sì. le prime giornate, 10 punti. Quindi ora, comunque fino alla sconfitta del Livorno, fino a qualche giorno fa, era lì comunque nel treno delle prime due. Ovvio, c'è il girone di ritorno, c'è meno tempo e questo è comprensibile, ma basta davvero poco poi per riaccendere una speranza che ti cambia la partita. Anche la vittoria contro il Poggibonsi era fondamentale. Se non l'avevi vinta, esatto, il campionato per me era... Sono partite che cioè, devi vincere in questo modo, perché purtroppo Livorno in quest'anno è questa squadra, quindi non riesce a vincere. Il fatto di essere in una superiorità numerica è una cosa... Non è una squadra bella quella. Esatto, no, è una squadra bella, è una cosa bizzarra, perché comunque nel calcio di solito uno in più giochi meglio, però è questo. E quindi secondo me la speranza ci deve essere, anche perché se no è meglio chiudere tutto, no, e non giocare neanche. Quindi Toccafondi non se lo può permettere, perché è al capo di una squadra insomma con un blasone storico, e quindi deve arrivare fino in fondo con il pensiero, come già ha detto lui, di vincere, no, questo, non di vincere, ma comunque di provare a vincere, provare a vincere fino alla fine. Toccafondi è sempre questo campionato. Provare a vincere. Quindi secondo me è tutto aperto, perché basta crederci e basta poco, perché anche basta vedere l'Arezzo che certo, all'inizio stagione sembrava una Ferrari, adesso comunque il motore non sembra più essere quello, poi può succedere che si riaccenda. L'Arezzo ha fatto 18 punti nelle prime 6 e 12 esatto, in tutto esatto, il resto del campionato, quindi sì, ha cambiato completamente. Certo. Posso aggiungerti una cosa appunto, però pensiamo se Livorno in questo mercato non avesse fatto niente, cioè quant'è che poi diciamo no, manca l'attacco, manca questo, cioè sarebbe stato un problema con te, ecco perché Livorno non compra, perché Livorno non fa, anch'io non ho visto un Livorno che mi ha entusiasmato, l'ho detto, io qualche iniziato... cambiamento era esatto, necessario. Quando ho iniziato il secondo tempo ho detto mi sembra di vedere un film già visto, però mi sembra di vedere comunque sia un impegno, mi sembra di vedere dei cambiamenti anche di un reparto che prima non fruttava assolutamente niente. Ne secondo me, a lungo. Esatto, la partita andava chiusa, quindi ripeto, secondo me subito il primo tempo, quindi ancora c'è delle difficoltà tecniche, però c'è una volontà di cambiamento, questo gli va dato atto alla società secondo me. Poi ancora un messaggio, questo è per Jacopo, d'accordo con Morelli, ti chiamo per cognome, come grande grazie, giornalista. No, professore. D'accordo con Morelli, via Fancelli ora sarebbe un brutto segnale per le ambizioni societarie, anche perché trovare un 2004 pronto è difficile, basta vedere quante quote ha già sbagliato a Livorno. E che fai, vedi, è l'unico che ha l'altezza della situazione, lo mandi via, saluti. Sì. E questo appunto. Comunque una cosa che... Davide, che, prego. No, che poi anche basta, secondo me basta anche magari vincere, ovviamente poi parlando è tutto più facile. Certo. No? Basta vincere, non sembra una scelta facile. Qual è il problema? Non si fa gol, grazie. Però nel senso, superare questi due scogli, no? Orvietana e Follonica Cagavorano, soprattutto l'ultimo dell'anno contro Follonica Cagavorano, è già... sarebbe già un passo importante, perché vuol dire riavvicinarsi sempre di più passo dopo passo, no? Un po' come dice Allegri, ora te Davide te può... Allegri ultimamente non mi convince, cioè, a me, però la vediamo in maniera diversa, esatto, su questo. La filosofia è passo dopo passo, no? È inutile adesso pensare a quello che sarà, perché davvero può succedere di tutto, la Pianese magari ne perde due, pareggia una partita e in due partite te sei a meno 3, meno 4, poi quando secondo me sei sotto i 5 punti cominci davvero a ricrederci. Sì. Esatto, anche perché sì, a quel punto Agnese poi scatterebbe qualcosa a livello magari di testa, no? Questa squadra che è sempre stata in difficoltà da questo punto di vista, lo dice lo stesso Esposito anche in ogni conferenza stampa, che c'è un peso sulle spalle che questi ragazzi si portano, magari chiudere l'anno con due vittorie sarebbe importante, soprattutto quella appunto di mercoledì contro il Follonica Cagavorano, in quanto scontro diretto, poi avresti due settimane di tempo prima di entrare in campo per lavorare, per cercare di creare quel gruppo con una squadra profondamente rinnovata, e lì potrebbe iniziare davvero un nuovo campionato.
Sì, poi se il girone di ritorno a volte sono dei campionati, è un altro campionato nel campionato, comunque se poi come diceva bene Jacopo, a volte veramente basta un paio di passi falsi e fai presto. So che adesso a vedere la classifica i 10 punti si vedono, però ripeto, guarda, ci vuole un'impresa, lo ripetiamo, ci vuole, no? Perché ci vuole un'impresa. Cioè, però dico anche quello, non si può fare quell'impresa. Cerchiamo di fare non l'impresa. Non è fattibile, esatto, non è fattibile farla. Guarda la PNS domandata, magari non ci credevano nemmeno loro, però hanno creato un gruppo lo scorso anno e quest'anno comunque stanno vedendo i frutti. Sicuramente, secondo me, più che la partita di sabato, non di domenica, è quella di mercoledì che secondo me è molto importante, perché prendere i punti al Folonica Gavorrano significa darti quello slancio di fiducia che ti può far partire la seconda parte del campionato in un'altra maniera. Ancora un messaggio per Jacopo, che sì. Questi te li mandi da solo perché così d'accordo. Mandi anche alla nostra bimba. Buonasera, no, sempre sul discorso. Non c'ho il cellulare dietro. Sempre sul discorso di Fancelli. Buonasera, sono perfettamente d'accordo con Jacopo. Qui ti chiamano per nome. Grazie. Mandare via Fancelli sarebbe un gran brutto segnale. La matematica non ci condanna. Quindi, se andiamo in C, siamo o non siamo in Livorno? Il Livorno gioca sempre per vincere il campionato e quindi anche in Serie C, giusto? Quindi, che cavolo di mossa sarebbe? Esatto. No, basta tenere accesa la fiamma e finché la matematica, nel senso, non condanna il Livorno, secondo me. E poi bisogna vedere anche un'altra incognita, se la Pianese poi ha la capacità di mantenere questo ritmo anche per tutto il girone di ritorno. E io non so se la Pianese, perché comunque non credo fosse una squadra progettata per dominare così un campionato. Certo, magari per arrivare nei piani alti, però questi sono ritmi abbastanza da squadra importante, no? Però Renzo Livorno che deve tenere ritmi altissimi nel girone di ritorno, perché poi ci si può mettere anche con calma a fare i due conti, ma se vuoi arrivare primo, da qui a fine stagione devi fare tanti. La Pianese, le mettiamo a vedere un attimo la classifica, così facciamo due conti così a volo, proviamo. Sì. La Pianese ha 35, mancano due partite, termine girone andata. Mettiamo, ne fa altri punti, fa 4, non fa bottino piano, ne fa 39. Dici la Pianese? La Pianese. Esatto, okay. A raddoppiare fa 39 per 2, girerebbe per dire a 78, se no, se la matematica non sbaglio. Sono tanti. Sono tanti. E Livorno ha 25, anche se chiude a 31, vincendole tutte e due quelle che mancano, deve fare un giro nel ritorno, già roba da 40 punti giù di lì. Quindi sì, Renzo, sì. Ogni partita diventa davvero che non puoi sbagliare. Ma sai, lo stesso discorso lo dobbiamo fare all'Arezzo, no? Si diceva che l'Arezzo ha fatto la squadra, è 2 anni, 3 anni che ci lavora sopra, e io dicevo, ci sta che poi trovi la classica buccia di banana, trovate più di una, è rimasto lì. La Pianese sta andando bene, è una bella squadra, non è che qualcuno gli ha regalato qualcosa per essere lassù, però attenzione, tenere un ritmo così non è facile. Perché se niente inciampi una partita, tant'è vero il primo inciampo lo fece col Ponzacco l'Arezzo, ti taglia le gambe. È bene che Livorno con questa ricostruzione riparta con molto pragmatismo, imparare a gestire le partite e vincerle. Quindi abbiamo il tempo per crearci la squadra che tutti auspichiamo. La Pianese la teniamo d'occhio, 10 punti sono tanti. Però se ne perdono 2 e noi se ne vince una e si riduce già il gap, si riduce, capito? Quindi io non aspettiamo, perché insomma non possiamo fare voli pindarici, si vince, no, piedi per terra, calma. Però ripeto, vedendo come sta lavorando il mister, le risposte che sta dando la squadra la mattina, io vedo che c'è un lavoro che sta crescendo, questo mi conforta a essere positivo. Poi sul discorso di Fancelli, l'ho data io questa cosa, non è che va via, ha richieste questo ragazzo, ha richieste, ma come giusto quindi che sia. Può essere che a fine campionato ci lasci per assurgere a livelli più alti, capisci? Però è un ragazzo che ha delle richieste importanti, punto. Anche così, almeno se no. No, è inevitabile che sta così, visto che è un 2004 che sta facendo molto male. Stasera non mi fai dormire. Poi ancora un messaggio, ma non è un discorso di punti, è un discorso di prestazioni sempre mediocri che non lasciano ben sperare per il futuro. E qui si torna, Jacopo, a quello che dicevamo. Ieri si diceva questo. Renzo, sei ottimista, secondo te con gli innesti, con questi innesti la squadra può cambiare? Ti ripeto. Marcia manca da un punto di vista proprio delle prestazioni, perché questa squadra fin qui, va detto, ha giocato più delle volte male. La partita con la Pianese, ho detto all'inizio, rappresentava ieri l'altro,
con l'arrivo, perché il mister c'era già con la Pianese, però li ha guardati e in 15 giorni ha fatto un progettino, ha creato un mosaico che ha detto: a me serve questo, questo e questo, perché lui fino adesso non aveva detto niente, li guardava giocare, si è reso conto, in base a quello che è il suo dettame, capire cos'è che gli serve, e quindi la squadra è stata modellata a sua immagine e somiglianza, come nella religione, ti ho fatto a mia immagine e somiglianza. Jacopo, questa però mi è una domanda un po', diciamo, anche scivolosa. Aver rinnovato così tanto la squadra è una missione un po' da parte della società, che tante scelte erano state sbagliate. Allo stesso tempo però avevi allontanato un allenatore come Collacchioni, quindi individuando in lui, no, uno, quantomeno uno dei responsabili. Però l'ha mandato via con una squadra che anche te non è giudicata all'altezza, forse. Cioè, qui non so, forse è un cortocircuito, no? Sì, sì. Non so se caso, sono riuscita a finire. Finito, la torna con l'Acchioni. Non so se è inteso il senso del discorso. La domanda è difficile. Mario, che con l'Acchioni avrebbe voluto questi giocatori, certo, e non quelli che c'erano prima. No, è vero. È difficilissimo. No, è una sliding door, perché io sono d'accordo che secondo me in quel momento c'è anche da comprendere che l'unica soluzione magari per dare una scossa era l'allenatore, no? Perché però la scossa nell'immediato non è arrivata. Perché con l'Esposito ha dovuto aspettare la terza per la prima vittoria, una vittoria, abbiamo detto, finora sofferta, no, un pizzico anche fortunosa. Sì, e qui sai, dipende anche magari dalle ambizioni, che queste sono cose che ovviamente sanno in società, no? Che aveva Collacchioni, dalle richieste magari che aveva, dalle esigenze. È difficile, perché siamo in difficoltà, no, perché sto pensando, però è possibile dirlo, secondo me. Non pensare, agisci. Secondo me è impossibile, perché è al momento c'è Esposito, no? E nel senso, Collacchioni è stato esonerato, però sono d'accordo che allora vuol dire che la colpa non era solo di Collacchioni, e c'è sta. Ma secondo me, allora si torna al discorso che dicevo prima, senza ovviamente mettere troppe responsabilità sulle spalle di nessuno. Però allora, se prima viene esonerato l'allenatore, poi vengono mandati via un certo numero di giocatori, vuol dire che anche all'interno della società ci sono state delle scelte che forse potevano essere fatte in maniera migliore. Sono d'accordo che magari era difficile per la situazione societaria in quel momento, che non c'era ancora la certezza di giocare in Serie D. Però è questo, secondo me. A fine stagione allora ci sarà da rivalutare delle posizioni. C'è un altro aspetto, Jacopo, che quando i risultati non vengono, la società chiama il mister, certo, e dice: secondo lei quali sono le cose? Evidentemente non è stato molto convincente. No, esatto, certo, esatto. Sì. Non è stato convincente, capito? Allora, c'è stato un summit in società, hanno parlato, magari, ripeto, non è stato troppo convincente sull'idea e sui progetti. Il presidente conosceva Esposito, il mister, sa di che pasta è fatto, l'ha chiamato e gli ha detto: vieni un po' a vedere questi ragazzi. È venuto e ha detto: ti va? Sì, vengo. Ecco, nel calcio funziona così, certo. Perché prima di esonerare un allenatore ci si parlano con i giocatori. È vero che i giocatori giustamente avevano detto no, non potevano dare la colpa solo a lui, sapevano che c'erano dei limiti, tant'è vero che alcuni giocatori sono andati via per motivi interni. Di conseguenza, cosa vuol dire questo? Che una società, quando ha una squadra che non gira, si rapporta con il mister, e il mister dovrà dare delle notizie, delle indicazioni. Evidentemente non è stato troppo convincente, ecco che c'è stato questo cambiamento radicale, sia dell'allenatore che di alcuni giocatori. Sono d'accordo che non è stato convincente, anche basta vedere la partita contro l'Arezzo, no? Che 10 contro 11, un atteggiamento che non era quello che doveva assumere il Livorno, no? Molto rinunciatario, troppo rinunciatario. Vedrete ora come correrà la squadra, perché li sta facendo correre di brutto. Certo. Ora, no, non subito a domenica, no, perché sai, non è che nel tempo. Sei un gatto e domani diventi una lepre e così via. Insomma, però sicuramente la squadra, vedremo un'altra storia. Jacopo, prima di andare in chiusura, per sabato ti aspetti qualche cambiamento? Oppure Esposito sembra molto diretto su questo 4-3-1-2 che abbiamo visto in queste uscite?
Secondo te ti aspetti qualche cambio di formazione? Qualcuno dei nuovi, degli ultimi arrivati, ecco, tipo Greselin, Benassi, potrebbe secondo te giocare fin da subito? Secondo me sì, forse Benassi, non lo so. Comunque il modulo resta quello, perché secondo me fa bene Esposito adesso a dare un'identità, no? Magari poi anche arrivando a gennaio con un modulo fisso, un'ossatura fissa, lavorandoci anche nella pausa. Agnese, la stessa domanda a te? Sì, sono completamente d'accordo. Io penso che la cosa importante adesso sia appunto dare a Livorno un'identità, uno schema, un modo di giocare. So che, ho visto anche la conferenza stampa, c'è molta fiducia anche in Lofaso, c'è anche molta fiducia. Quindi secondo me se lui entra totalmente, diciamo, nella forma fisica, può essere quella punta in più. Però, ripeto, io credo che non vedremo grossi cambiamenti. Probabilmente vedremo qualcuno dei nuovi. Anch'io mi aspetto Benassi, perché mi sembra un giocatore che a Esposito piace molto per il modo che ho visto di giocare, quindi non credo ci saranno grossi però cambiamenti. Lo faccio al posto di Frati fin dal primo minuto, perché ricordiamo appunto domenica scorsa Frati inizialmente, lo Faso è entrato nella ripresa. Io credo che ancora non abbia tutti questi minuti nelle gambe. Io penso che lo Faso in questo momento, per quanto ripeto, io lo dirò sempre, tecnicamente ha una classe, ha un modo di giocare, tiene la palla, è veloce, però ancora purtroppo non è nella condizione fisica. Quindi secondo me non sarà la prima scelta, ma potrebbe entrare nel vivo della gara anche subito, magari secondo me. Ma sono due giocatori tecnicamente diversi. Certo, sì, per questo dico... Perché Frati è un giocatore, è una punta che svaria. Lofaso è un giocatore che imposta il gioco, gioca dietro le punte e ti manda a rete. Hanno due caratteristiche diverse, quindi possono giocare tutti e due, però uno davanti e uno dietro. Frati accanto a un altro, a uno dei due attaccanti. Questo è il mio intendimento, perché sì. Certo. Visto le caratteristiche di Lofaso, che poi tra l'altro punte e batti a rete... Sì. Questi sono i giocatori veri, i trequartisti, che impostano e al momento opportuno vanno anche a rete. Ecco perché mi ha convinto la campagna acquisti che hanno fatto in base ai giocatori che poi sono rimasti. Certo. Questo mi ha convinto. C'è un'identità, si sta creando un'identità alla squadra. Saremo a vedere sabato, che è una partita sulla carta che potrebbe essere agevole, però abbiamo imparato a nostre spese, se partite scontate non l'abbiamo, anche se vediamo a video... Velocissimamente, vai, leggiamo il prossimo turno: Flaminia Mobiliari con Sacco, Follonica Gavorano Ossia Mare, Givi Borgo Saravezza Pozzi, Orvietana Livorno. Abbiamo detto Pianese, Grosseto, Pianese quindi in casa con i biancorossi, Poggi Bonzi, Tau Alto Pascio, San Giovanese, Monte Spaccato, Trestina, Arezzo. Chiude il programma poi Terranova, Traiana, Città di Castello. Pianese in casa, Arezzo in trasferta con un Trestina che mi sembra in difficoltà, e guardate, è stato un peccato non vincere quella partita, perché Trestina è una squadra che in questo momento ha anche i giocatori praticamente contati, soprattutto contro il Livorno, fra infortuni e squalifiche, abili e arruolabili ne aveva davvero pochi. Noi siamo in chiusura, io ho tempo solamente di ringraziare gli ospiti che ci hanno fatto compagnia questa sera, a partire da Jacopo Morelli di Livorno 24. Jacopo, è sempre un piacere. Ciao, ci vediamo la prossima settimana, magari con Messi campione del mondo. Stiamo a vedere dopo questa gufata, io vado a scommettere tutto sulla Francia di Mbappé. Esatto, andiamo, ci mai. Il secondo. Ringrazio Agnese Gaglio, anche lei di Livorno 24, stasera abbiamo fatto doppietta, anzi abbiamo fatto tripletta col collegamento con Riccardo Ancona. Grazie Agnese, ricordiamo il libro Cosa voglio di più, su disponibile Amazon. Su Amazon, sia in versione cartacea che in ebook. E vi saluto e grazie a voi. Grazie a Tannese, grazie poi a Renzo Rossi, ricordiamo dirigente della Lievi Elite della Pro Livorno Sorgenti. Questo se no poi mi bacchetta, se lo dico. Con giusta ragione però. Grazie Renzo. Perché fa piacere avere una squadra di ragazzi che danno il merito di loro stessi, dai, è una bella realtà la Pro Livorno Sorgenti. Tant'è vero, vedi, nel Livorno ci sono alcuni che vengono proprio dal settore giovanile nostro, quindi è importante. Esatto. Forza Livorno! Importantissimo. E l'ingraziamento finale va a voi che ci avete seguito da casa. L'appuntamento con Avanti Livorno è per giovedì prossimo, quando commenteremo sia la gara che gli Amaranto avranno giocato ad Orvieto questo sabato alle 14.30, sia quella di mercoledì all'Armando Picchi delle 17.30 contro il Follonica Gavorano, che sarà l'ultima gara del giro d'andata e l'ultima gara dell'anno solare. Giovedì prossimo sarà anche quindi l'ultima puntata dell'anno anche per noi, poi ci rivedremo dopo la sosta. Grazie ancora e buon proseguimento di serata.